preparava il collage con la foglietta, la campanella che avevi già fatto durante la settimana, te la incollava e scrivevi in bella calligrafia possibilmente quello che volevi. Ti facevano scrivere un regalo sopra, perché se poi solo un regalo, la letterina doveva averne uno solo. Beh, magari neanche con tante pretese. Io avrei potuto riciclare la stessa letterina, non dico per tutte le elementari, ma forse anche per un po' di medie. Cioè, vorrei mica dirmi che non ti è mai arrivato? Non mi è mai arrivato. Ah, beh, svelaci di che cosa si trattava. Allora, a me sono sempre piaciuti i trenini elettrici. Come no, certo. Poi è un classico, a Natale, non scherzo. Perfetto. Allora, i primi anni proprio manco neanche sfiorato, chiedevi il trenino ti arrivava il pallone, chiedevi l'anno dopo il trenino ti arrivava il trattorino. Un anno si sono degnati. Pensa, è finita anche la base, cioè proprio perché qua ci vuole fatto. Un anno si sono degnati di rispondere. Oh, cioè Babbo Natale in persona la risposta. A me l'ha letta mia mamma e rimaniamo lì. Va bene. La mia mamma me la legge e mi dice: caro Mario, mi dispiace, ma purtroppo la tua lettera è arrivata troppo tardi. Vabbè, cosa tua? Cioè, potevi fare una cavolo di raccomandata. Quando la maestra me l'ha detto, io l'ho fatta. Cioè, è lei che l'ha mandata lì. Ecco il trauma infantile. Finalmente siamo arrivati al punto fondante di questo odio verso Natale. Eccolo qua. Questo è stato i trenini elettrici sono tutti finiti. Divertiti con questo ammollo. Yesterday.